Buongiorno a tutti, buongiorno e buonasera a tutti. Siamo qui con un'altra live. Se mi state seguendo su Mixer, ovviamente, mixer.com, altrimenti lo vedrete tranquillamente su YouTube, con la nostra carriera allenatore con il Benevento su FIFA 18. Questa è la 14ª puntata. Oh, esperimento. La scorsa volta si sentiva bene, ma il microfono era praticamente ronzava continuamente. Spero che adesso non faccia più questo problema, perché ho cambiato microfono, ne stavo usando uno un po' scrauso, diciamo. Comunque, oggi ci andiamo a fare l'ultima partita di gennaio contro il Torino. Finiremo il calciomercato, che è stato per noi proprio grandissimo, non abbiamo fatto nulla. Poi a febbraio incontreremo il Napoli, la Roma, vabbè, il Crotone abbordabile e l'Inter. Quindi avremo su 5 partite delle partite molto molto difficili e una abbordabile. Allora, facciamo un breve riepilogo. Allora, io ho provato a prendere Chiellini, ho provato a prendere Yaya Touré offrendogli un contratto, perché sono in scadenza, però vogliono troppo e quindi giustamente lo sapevamo già, però io ci ho provato lo stesso. Siamo 13esimi in classifica a 26 punti, però ovviamente abbiamo 3 punti, no, 2 punti dal Milan e 4 dal Sassuolo. Quindi ragazzi, che dire? Andiamo a giocarci la partita contro il Torino a Torino e vediamo di portare a casa un risultato. Sperando di non fare come l'ultima live, perché veramente è stata una cosa incredibile. Abbiamo fatto un punto in 4 partite. Allora, IML ci ha chiesto di giocare. Però, facciamo che lo mettiamo titolare. E Cutrone si riposa, però entrerà nel secondo tempo, giustamente. Poi, cosa possiamo fare? Sì, a Japong lo teniamo ancora. Gli diamo ancora un'altra possibilità. Andiamo a giocarci questa partita. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Speriamo. A Japong, come già detto tante volte, purtroppo è stato un buco nell'acqua. Io spero che cresca ancora un po' e che possano farmi qualche offerta buona. Perché giustamente vorrei comprare qualcun altro. Mi è arrivata un'altra offerta per Ciciretti, in cui non mi ricordo quale squadra ci offriva comunque i soliti 10 milioni invece del suo valore vero. Io ho provato a spillargli i milioni che posso spillargli e si sono arrabbiati. Va bene lo stesso. Quindi iniziamo questa partita contropiede come sempre, perché sennò va bene. Vediamo di portarci a casa almeno un punto, non dico tanto perché contro il Torino è sempre difficile. Poi a Torino è ancora più difficile. Sempre una squadra tosta. Attenzione che prendiamo quasi il primo gol. No, Brignoli. Non so, Brignoli. Attenzione. Bravo Letizia, come sempre. I nostri terzini. Iemmello, mi hai chiesto di giocare, fai bella figura. Bravo per Ajapong. Ajapong, una finta, si ferma. Dentro per Cipsa! Cosa ha preso Sirigu? Che cosa ha preso Sirigu, signori? Mamma mia. È stata la nostra prima occasione. Praticamente io avevo visto la palla in rete, ma Sirigu ha fatto un miracolo. Ancora Ajapong. Cipsa si era inserito, ma caduto per terra, forse è stato spinto, forse no. Comunque, mamma mia ragazzi, che inizio. Quindi questa la perderemo male, come sempre ovviamente, no? Attenzione, attenzione, Pavon, bravo Antei, che chiusura. D'Alessandro, per Memushai, Ajapong si fa anticipare, ovviamente, come il suo solito. Attenzione qui,
come un Shai che rimane fermo, non so perché. Cioè, lo so perché. Perché il gioco ha deciso così, va bene. Alessandro, per Iemmello. No, Iemmello, bruttissimo passaggio per l'inserimento di Ajapong. Che già fa fatica lui. Baselli. Ecco, Baselli è uno di quei centrocampisti che mi piacerebbe prendere, perché soprattutto qui nel gioco cresce tantissimo. È tanta roba. Lui, Barella. Sono italiani, quindi noi puntiamo sempre all'italianità. Ovvio, se c'è un fenomeno straniero lo andiamo a prendere. Cioè, cerchiamo di prenderlo. Perché con i fondi del Benevento, giustamente. Memushai è troppo lento, mi ha detto, si è allungato troppo il pallone. Attenzione qui, Pavon. Pavon entra in area, Pavon ci prova. Mamma che gol! Che gol ha fatto? Palo gol, bellissimo. E ci purgano così. Rientra sul sinistro. Mamma mia, si fa fuori mezza difesa. Palo gol imprendibile per Brignoli. E sì, mettiamoci in offensiva. Abbiamo imparato che si fa così. Andiamo sempre sotto. Queste ultime partite stiamo facendo veramente male. Ma veramente, veramente male. Poi vabbè, Iemmello ci ha chiesto di giocare. Noi lo accontentiamo, così magari cresce un po'. E possiamo vendere per qualcuno che sia un po' meglio. Peccato non avere molti fondi, ma è anche giusto così, perché noi siamo il Benevento. Però è un peccato non avere molti fondi per fare il mercato di gennaio, per riparare a qualcosa. Non ci possiamo lamentare. L'importante è centrare il primo obiettivo, che è la salvezza. Poi il resto arriviamo a metà classifica, magari. Purtroppo siamo fuori dalla Coppa Italia. Abbiamo fatto degli errori nell'ultima puntata. Siamo usciti dalla Coppa Italia, che era l'unico trofeo che potevamo vincere. Magari in Europa non ci arriviamo, anzi sicuramente non ci arriviamo, però va bene, dai, è giusto così. Non possiamo farci nulla. Siamo il Benevento, ricordiamocelo, e non usiamo i trucchi. Quindi, non usando i trucchi del... Mamma mia, Brignoli, cosa ha preso? Mamma mia, cosa abbiamo rischiato, ragazzi. Dicevo, siamo il Benevento e non usiamo trucchi. Praticamente ho da sbloccare. Oh, cioè, attenzione qua, Iemmello. Iemmello! Mamma mia! Ajapong, dentro per Cipsa. Dicevo, ho da scegliere, cioè da già sbloccati, quattro cambi di proprietà. Cioè, quindi non è che ne ho uno e lo voglio tenere per qua. No, ne ho quattro. Quindi io potrei anche fare la furbata, dicevo. Faccio il cambio di proprietà, mi acquisto dei giocatori al Benevento, prendo Chiellini a parametro zero, sì, perché ovviamente senza comprarlo, dato che questo passaggio non l'ho capito, vabbè. Prendo Chiellini, prendo Robben, Ribéry, cioè posso prendere, scusate, stare salendo tutto il pranzo, praticamente potrei prendere dei giocatori a parametro zero che l'anno prossimo ci farebbero fare il salto di qualità. Attenzione, Cataldi ci prova. Però non è giusto, secondo me non è giusto. Allora, se voglio fare una carriera in cui mi voglio divertire a comprare giocatori, cioè al Benevento faccio arrivare giocatori incredibili e in un anno ci salviamo e vinciamo delle coppe, allora va bene. Però se devo fare una carriera allenatore seria, quello che mi sto prefiggendo di fare, ovviamente non è detto che riesca a farlo. Ah, ma D'Alessandro quando fa ste cose, D'Alessandro sulla fascia, attenzione, la mette dentro per Iemmello, che non ci arriva, e poi subisce anche fuori, giustamente, per cui l'abbiamo travolto. E dicevo, una carriera seria bisogna fare i seri, cioè non... poi come detto anche l'altra volta, io non giudico chi lo fa, perché c'è chi lo fa.
magari sai, vuoi fare una carriera per fare visualizzazioni e vincere subito qualcosa, no? Quindi ovviamente mettete Cattolica, Bike, Cattolica, quello che volete, e devi dire Benevento campione d'Italia primo anno, oppure vinciamo il triplete subito, cioè va bene, cioè, se volete fare una carriera così, ok, a me piace vincere o perdere per meriti e demeriti. Tutto qua, semplicissimo. L'ho già detto tante volte, però mi piace sempre ripeterlo, ribadirlo. Attenzione, D'Alessandro per IML. Allora, IML ha fatto una roba. Invece di tirare verso la porta, ha spazzato via. Bellissimo. Cataldi, ci prova da fuori, Cataldi. Io non ho fatto il tiro verso la porta. Ah, tira una bomba sotto l'incrocio. Comunque, mezza altezza. Comunque sta diventando molto difficile questa carriera. Deve essere il periodo di gennaio-febbraio così che queste squadre magari perdono un po' di lucidità, giustamente. Abbiamo fatto molto bene all'inizio. Intanto cos'è calcio di rigore? Bravissimo, bellissimo. Non me lo fa neanche rivedere, eh? Non mi fa neanche rivedere che fallo è. Ah no, punizione, cioè ancora più assurdo, non ho capito. Va bene. Avanziamo un po' con la barriera. Mamma che traversa, ma Pavon chi è? È un fenomeno, ragazzi. Sì, facciamo entrare Pavon. Ormai è il nostro cambio tattico. Bravo Cataldi che spazza. Iemmello la tiene, bravo Iemmello. Poi la mette super. Bravo Memushai, bravo così. A parte Memushai, ma è lento. Quindi si appoggia a Yemel. Mamma mia, io l'avevo passata comunque a Parigini, in origine. Facciamo un cambio, assolutamente. E facciamo entrare Cutrone. Non esiste storia. Non c'è storia proprio. Il nostro Cutrone. Così FIFA. Ma in questi giorni è peggiorato. Io non capisco perché. Ma è peggiorato come giocabilità. Attenzione, Parigini si inserisce. Parigini! Mamma mia, Barreca, che chiusura! All'ultimo secondo. Eh sì, perché poi evita anche l'angolo. Anche Barreca è uno di quelli che mi piacerebbe prendere. Attenzione a non prendere gol, però. Bravo. Mamma mia, che cosa fa? Allora. Grande recupero, poi un errore che io non ho capito assolutamente, e poi, vabbè, Belotti si è mangiato l'impossibile, ma va bene così, meno male. Cipsa, Cutrone, tocca il primo pallone e sbaglia, bene così, ci piace quando fa così. Attenzione, comunque il Toro l'avevo detto, è una squadra che molto molto difficile da affrontare nella realtà e in game, assolutamente. Bonifazi, il nostro obiettivo di mercato all'inizio stagione, però ovviamente sono tutti o appena arrivati o in prestito, quindi non possiamo prenderli. Dai ragazzi, dai. Belotti, bravo. Antè che chiude come sempre magistralmente. Memushai fa partire Parigini. Che chiusura di Nkudu. Palla c'è nessuno. Attenzione a Belotti. Ciao. Niente, andiamo sempre sul 2-0. Non riusciamo più a vincere, non riusciamo più a fare azioni pericolose. Ci mettiamo in ultra offensiva perché tanto ormai Belotti 2-0 è finito. Va bene. Cutrone. Tocca per Memushai. Loro la prendono sempre. La prendono sempre loro. Quando la prendiamo noi la buttiamo fuori. È molto bello, così. Baselli, attenzione.
Non prendiamo il terzo, per favore. Belotti, mamma mia. Come ci ha saltato. Bravo, Manushai. Cataldi. Cipsa, Cataldi. Cutrone. Per Parigini, ma la palla non era per Parigini, era per Cataldi. Parigini ovviamente non era libero, ma ormai io non mi stupisco più di nulla. Attenzione, Baselli. Attenzione, Belotti, e prendiamo anche il terzo gol. Qualcuno mi sa spiegare perché dopo l'aggiornamento, l'ultimo aggiornamento di FIFA non riesco più a giocare. Cioè, è assurdo, no? Anche su Foot. Viola, appena entrato ci prova, ma niente, niente. Cioè, perdiamo il pallone, diciamo. Anche su Foot online, giocatore singolo, squad battles, qualunque cosa, io non riesco più a giocare. Squad battles, vabbè, ce la faccio perché comunque ho una squadra discreta, diciamo, non forte, discreta. Come vi ho già detto l'altra volta, questi giocatori che ho, e sono riuscito ad arrivare fuori classe 3, ma ho perso delle partite, praticamente ho perso 6 partite che avrei potuto vincere 3-0, ma la squadra del computer praticamente fa un tiro, un gol. Io faccio 15 tiri, pali, traverse, passaggi sbagliati. Giocatori che cadono, rigori non dati. Assurdo, proprio. Cioè, praticamente avrei potuto far fuori classe 1, no? Però vabbè, questo non fa niente, perché comunque fuori classe 3 è già un buon risultato. Ho preso i miei crediti, i miei pacchetti, che ancora non ho spacchettato. Sto tenendo da parte qualche pacchetto per fra qualche giorno, quando c'è la nuova squadra della settimana, perché ci sono le icone. Ci sono i Man of the Match, ma poi esce la nuova squadra della settimana, che dovrebbe essere interessante la squadra della settimana, vediamo. Comunque, pensiamo al nostro Benevento che ne sta prendendo 3. La 1, la 2 o la 3, Parigini, attenzione, Parigini, amici ascoltatori. Riusciamo a fare il gol della bandiera. Che brutta roba, ragazzi, che brutta roba, il 90esimo. Sicuramente. Adesso 90 più 2, vediamo se prendiamo gol noi o se lo facciamo. Perché di solito c'è il bug del 90 più 2. Facciamo noi, eh. Ormai non succede niente. Va bene, finisce così 3-1 per il Torino. Io non commento. Che cosa devo commentare? Abbiamo giocato alla pari. 6 tiri in porta loro, 3 gol. 7 tiri in porta noi, un gol. Sì, non sto distruggendo niente. È che ho mosso il microfono. Va bene. Mi hanno fatto un'offerta per allenare la nazionale del Galles. Il Galles. C'è Ramsey, c'è Bale, però poi niente di più, quindi non. Grazie, grazie. Cioè, grazie, prego, ma hai fatto schifo, Iemmello. Così come tutta la squadra. Andiamo a farci gli allenamenti, i nostri soliti allenamenti, senza simulare, ovviamente, perché non esiste. E facciamo un bel allenamento. Vediamo di fare un allenamento proficuo. Dai, Patrizio Cutrone, mannaggia la miseria. Sono un cretino. Cioè, sono un cretino. Non che controllo palla. Cutrone non è Messi. No, che cosa sto facendo? Scusate, sono un po' in confusione. Ma dopo aver visto certe robe. Poi oggi, vabbè, in divisione online su Foot, stagione online, divisione 7, perché come sapete ero in divisione 5 e mi ha retrocesso di 2 divisioni, e devo stare ancora in divisione 7.
Perché in 7 partite, cioè, posso ancora retrocedere, è incredibile. In 7 partite ho fatto 2 punti. In pratica inizio bene, comunque abbiamo preso A. Inizio bene, ma i miei avversari praticamente, vabbè, sono più forti, però anche contro squadrette, io continuo a non prendere palla. Cioè, io non prendo palla. È una cosa incredibile. Quando tiro non va, quando tirano loro va sempre in porta. È strano, veramente strano. Come già detto, io non sono un fenomeno di FIFA, anzi, avendo ricominciato quest'anno a giocarci dopo anni e anni. Però, boh, c'è qualcosa di strano. O perché è arrivato a metà marzo, anzi fine marzo, ho ancora una squadretta, tra virgolette, perché ho soltanto 2 if, poi tutti oro rari. Perché di solito a questo punto tutti hanno le leggende o almeno qualche toti, qualche carta speciale, speciale, vera. Però boh, non lo so. Cioè FIFA non mi fa più vincere le partite. Provato a qualificarmi per la Weekend League, stessa roba. Cioè, vinco la prima partita, bene, perché poi gioco bene. Cioè, mi accorgo che gioco bene, difendo anche bene. Però o arrivo davanti alla porta e non segno, o sbaglio l'ultimo passaggio, o sbaglio il tiro, non mi danno il rigore. Oppure all'avversario, comunque, arriva sempre il pallone, anche quando non gli dovrebbe arrivare. E boh, non lo so. Non mi capacito di queste cose. Poi io so, riconosco di non essere un fenomeno. Però quando gioco bene e ho sempre io la palla per 70 minuti e continuo a tirare, prendere palli, traverse. E i giocatori non vanno. Non gira la squadra. Ho cambiato modulo, ho cambiato tattiche personalizzate. È sempre la stessa cosa. E il mio avversario viene giù una volta. E o con un rigore inesistente, o con un tiro. Tanto il cane abbaia. E mi fa gol e vince la partita. Cioè, è assurdo, è assurdo. Non so se lo sentite il cane, ma ogni tanto gli piace disturbarci così. Va bene. Adesso gli è presa sta mania che deve abbaiare tutto il giorno. Va bene, va bene. È un cane, deve abbaiare, ovviamente. Il problema è che abbaia senza motivo. Tanto qui conti il nostro giovane fenomeno, ragazzi. Questo è un altro del nostro vivaio che ha un buon potenziale, buonissimo potenziale a quanto si vede, un po' come Duarte. Scoviamo talenti e non li vendiamo, ovviamente, perché noi vogliamo farli crescere e farli diventare fenomeni. Quindi o ci fanno vincere qualcosa, o se no li rivendiamo a 100 milioni e ci compriamo i fenomeni. Che ci faranno vincere qualcosa. Questo è il nostro obiettivo con il Benevento. Finché resteremo a Benevento, perché come detto, ripeto, finché non vinciamo qualcosa di importante, io non me ne vado da Benevento. Ok, andiamoci a fare l'ultimo esercizio. Ci abbiamo Davide Calabria. Niente, quando leggo Davide Calabria mi viene da parlare in calabrese, giustamente. Bravo Calabria, che bel dribbling. Attenzione. Attenzione. Cosa ha provato? L'idea c'era. Ecco, così l'ha fatta bene. Sì, qua è più facile dribblare facendo la finta di tiro, eh. Ovvio, se hai un buono skiller, conviene fare una skill, eh. Con Calabria, con Cutrone, che non hanno stelle di skill, cioè hanno delle particolari skill, è meglio usare la finta di tiro. Ce l'avevo recuperata la palla. Ok, abbiamo preso A in tutti gli esercizi, mi sembra, sì.
E nessuno cresce, vai, però Cutrone sta per arrivare a 76, quindi o con la prossima partita o con il cambio di mese, perché cambiando il mese ci sono aumenti di overall, non per tutti i giocatori, però magari per quelli promettenti. Jimenez, anche lui ho provato a prenderlo a 35.000 euro, ovviamente è andata male. Allora, ufficio. Andiamo a vedere che cos'è. Conferenza stampa. Va bene, facciamo questa conferenza stampa. Benevento-Napoli sarà il derby. Motiviamo ancora il Benevento. E avanziamo, dai. Cerchiamo di vendere qualcuno, vediamo. Robert Huth, anche lui in scadenza di contratto, ma costa troppo il... Ah no. Non ho ancora visionato, quindi non so quanto prenda di stipendio. Però, facciamo così. Andiamo a vedere se riusciamo a fare questa cosa. Offriamo lo stesso contratto a tutti. E vediamo se uno ci può tranquillamente rispondere. Ah, questi no, perché vedete, 66, 58, 58. Noi abbiamo 37, mi sembra, o 39. Comunque, non mi ricordo. Allora, Hut, anche lui in scadenza di contratto. Stipendio a partire da... Facciamo 30. Sì, abbiamo 38. Applichiamo e glielo offriamo. Vedete, Emre Can, Herrera, Ben Arfa, Yaya Touré, Tulalan... Vabbè, Tulalan fa schifo. E non possiamo neanche prenderlo comunque, cioè, è incredibile. E poi questi qua, vabbè, sono tutti da prendere, da acquistare. Poi Chiellini 115, mamma mia, veramente, è una cosa incredibile. Potremmo offrire quello stipendio. 100.000 per Özil, averceli. 97 per Robben. Messi dovrebbe essere in scadenza, ma non c'è la scadenza, va bene. Barella. Giocatore in scadenza. Non ce ne sono più, giusto? Questo. Perché ce l'ho tra i preferiti? Non mi ricordo. Dragoschi, va bene. Ecco anche Daniele Verde, tanta roba, mamma mia. Ok. Ah, abbiamo offerto il contratto solo a uno, perché gli altri non li possiamo proprio prendere, lo sappiamo già. Vediamo se ci accetta, ma... Abbiamo fatto comunque un acquisto, no? Installo. Non erano disposte ad accettare. Va bene. Allora, la squadra udinese vuole Cicirette. Perché mi offrono 10 milioni? Cioè, io non capisco. Sarà perché approfittano che siamo una squadretta? Vabbè, lui vale 10,5, però noi possiamo accettare tra i 15 e 7 e i 23 e 100. Trattiamo. Quindi il minimo è 15,7, massimo 23,100, però con 23,100 ovviamente non risolviamo nulla. Facciamo 20,100, cioè è a metà strada quasi, no? Eccoli qua. Cioè è assurdo. È assurdo. Va bene. Nulla di fatto, no, per 10 milioni io non lo vendo. Cicciretti, che poi è uno dei migliori che abbiamo. Giustamente non sono stupido, no? Però per 20 milioni ci può anche stare. Io mi compro qualcun altro. Non è che possiamo stare qui a pettinare le bambole. 13,5. Allora, il Benfica già ci ha offerto 13,5. Ma tanto non accetteranno mai. E
E poi se accetta la squadra, quello che chiediamo noi, e accetta Ciciretti, lo accetterà dopo la fine del mercato, quindi noi lo venderemo l'anno prossimo, praticamente. Allora, trattiamo 13 e 5. Noi gli offriamo sempre 20, perché 23, vabbè, un po' troppo. Nuova offerta. Sì. 20. Ma facciamo 20 netti e precisi. 15 e 9. Allora, già, nuova offerta. Facciamo 19 e 9. Proprio gli facciamo lo sconto super. Accettano 19 milioni e 900 mila euro per Amato Ciciretti al Benfica. Allora, loro hanno accettato, però abbiamo 2 ore di mercato per vedere se accetta lui. E se accetta lui, entro queste 2 ore lo vendiamo subito, ma non accetterà mai. Perché accettando in questo momento l'avremmo venduto. Se accetta fra un'ora, nulla di fatto, lo venderemo l'anno prossimo. Perfetto, non abbiamo venduto Ciciretti. Ok, allora vediamo un po' la nostra primavera 85, 86, 91. Riccardo Romano, attenzione, attenzione. Questo potrebbe essere un potenziale fenomeno perché è già 53. Questo è 50, questo è 45. Potenziale minimo 77. Potrebbe arrivare a 91. Ed è un COC anche lui. Questo è un AD e questo è un ED. Va bene. Questo 70-86, 69-85. Allora, Riccardo Romano passa in prima squadra. Perfetto. Questi li facciamo stare ancora un po'. E andiamo a giocarci la partita con il Napoli. Attenzione al Napoli. Potrebbe essere un'altra sconfitta sonora. Non il gruppo, il duo musicale, ma una sconfitta pesante. O potrebbe essere la nostra rinascita. Perché noi di solito, con le grandi squadre, in teoria dovremmo far bene. Allora, gestione squadra. Anzi. Facciamo così. Giochiamo con questo modulo. Quindi Ajapong fuori, anche da Alessandro purtroppo. Però giochiamo con Cutrone Iemmello e Ciciretti dietro le due punte. Ok, quindi allora, abbiamo un vantaggio se Ciciretti dovesse accettare il contratto del Benfica. L'anno prossimo, venduto Ciciretti con 19 milioni e mezzo, anzi è 9, avremo forse 15 milioni di budget, però quest'anno Ciciretti gioca ancora con noi. Ed è questo importante. Quindi noi l'abbiamo venduto, se accetterà. E però per un'altra mezza stagione noi abbiamo ancora abbiamo il suo lavoro per noi. Non mi ricordo come si dice, vabbè. Volevo dire una frase molto colta, molto fornita. Va bene. E comincia il derby campano Benevento-Napoli al Ciro Vigorito. All'andata mi ricordo che abbiamo sfiorato l'impresa al San Paolo. Facendo, ah, è fallo, va bene. È sempre fallo, sempre. Va bene, spaziamo via Ciciretti per Memusciai. Iemmello, bravo per Cataldi che si invola sulla fascia. Si ferma Cataldi dentro per Cutrone. No, forse era Iemmello. Sì, era Iemmello. E fosse passato questo pallone, avrei dovuto darlo alto, eh. Passaggio alto, profondo, però
Raggio sbagliato. Giustamente, derby campano. Parliamo un po' di... con l'inflessione campana, eh. Muscià per Cutrone che fa girare bene per Ciciretti dentro per Iemmello. Iemmello si è inserito. Iemmello di sinistro. Reina. Pepe Reina. Mi ha fatto troppo ridere l'altra volta. Che ha detto: se qualcuno non ci crede allo scudetto, noi dobbiamo crederci allo scudetto ancora. Se qualcuno non ci crede, tanto Brignoli, mamma mia. Super paratore, se qualcuno non ci crede se ne può pure andare. Una settimana dopo visite mediche con il Milan. Bellissimo, è stata una roba proprio. La coerenza prima di tutto, no? Mamma Cutrone! Come ha protetto bene palla, Ciciretti. Ci prova ad andarsene. Anche Maximovic è più forte di lui. Cioè, rendiamoci conto che squadra che abbiamo. Anche Maximovic ci recupera. Quindi, cioè, non che sia schifoso Maximovic, però non è Hamsik, che ce la potrebbe farci con Hamsik. Ah, Cutrone. Hanno Valencia, il terzino Valencia, quello buggatissimo, poi un altro Valencia, che ce ne sono un paio di giocatori che si chiamano Valencia, però lo vedo lì a destra, dovrebbe essere il terzino buggatissimo. Tanto Iemmello per Ciciretti ci prova. Nulla di fatto. Hamsik Allan. Allora, Allan, if messo come CDC davanti alla difesa, ma tantissima roba, perché ha tanto fisico, tanta difesa e anche velocità, quindi c'è abbastanza. Confronto a giocatori con overall più alto, lui è solo 83. Ha statistiche migliori per quanto riguarda stare davanti alla difesa, ovviamente. Ovviamente non ha passaggio e non ha tiro. A noi non serve perché davanti alla difesa devi fare filtro. Attenzione. Tonelli. Sì, mi sa che è proprio Valencia questo qua. Il Valencia che penso io, quello che viene dalla Premier, che se lo affronti su Foot è il terzino più forte del mondo, insieme a, come si chiama? Hector Bellerin. Mamma mia, Callejon di testa, cioè Callejon di testa no. No, sarebbe peggio insieme di testa, però diciamo che questi giocatori sono talmente buggati. Attenzione a Ciciretti che ci prova. Iemmello. Maximovic, mamma mia, sembra Cannavaro Maximovic. Ah, ci hanno anche Ribéry. L'hanno preso a zero, a parametro zero. Forse, perché... No, parametro zero arriverebbe a giugno. Adesso cioè, hanno comprato Ribéry, hanno comprato Valencia, signori. Napoli punta veramente allo scudetto, infatti è primo in classifica con un buon margine, mi sembra, se non mi ricordo male. Devo andare a vedere la classifica dopo un po', ma fatto Diawara, Ribéry, mamma mia, fa impressione vedere Ribéry al Napoli. Solo su FIFA succede. Cioè, in realtà il Napoli non riesce a comprare nessuno perché tutti lo rifiutano. Cioè, tra quest'estate e quest'inverno è stata una roba incredibile per il Napoli. Tutti i giocatori che aveva preso praticamente quasi. E poi ha detto no, no, non ci viene. Poi i napoletani, i tifosi napoletani sono, non nutrono rancore, verso chi li rifiuta. Mamma mia. Questo
scattati in quei gite morte, si sono sentiti fino qua a Salerno, quindi. Sono molto calorosi. Proprio il calcio, assolutamente. Tanto sta partita è bloccata sullo 0-0, partita collosa. Super cheat. Sì, io continuo con le mie citazioni YouTuber. Attenzione qua, bravo Mimushai. Va bene, usciamo benissimo, dai. Tiki-taka, tiki-taka, cutrone per Ciciretti. Attenzione, Ciciretti, gran numero di prestigio. Memusciai perde palla. Milik non infortunato, incredibile. Cataldi contro Callejon. Loro sono veramente troppo forti. Mamma mia. Attenzione, 45 più 2, che prendiamo gol. Oppure lo facciamo. Dai, sfruttiamo il bug. C'è il bug. Più che altro, se il gioco decide che tu devi prendere gol, lo prendi. E lo prendi a 45 più 2 o 90 più 2. Va bene. Comunque, abbiamo tenuto un tempo, eh. Abbiamo fatto anche un tiro, va bene. Andiamo di offensiva, sì. Ci proviamo. Ciciretti, finta di corpo, finta di tiro. Iemello, ancora lui. Mamma mia. Attenzione, attenzione. Seleziona, mi sto giocando. Mamma mia, quando non mi seleziona il giocatore è veramente una cosa incredibile. Guarda che gliela passa all'avversario. Memusciai. No, ma ti ho detto di passarla. Cioè, ho detto di passarla e lui ha fatto uno stop a seguire. Il passaggio di prima non sa che cosa sia. Scuola calcio? Ciretti per Cutrone, dai Cutrone, dai. Mamma mia, Valencia, buggatissimo. Cioè, anche se gli prendi 10 metri di vantaggio, ti recupera. Fallo ancora, va bene. Dai ragazzi, tenere, tenere. Ti ho detto di passarla però. Ciciretti, Ciciretti, mamma mia, Tonelli, mai stato così forte in vita sua. E se n'è andato, Callejon, attenzione. Lazar, grandissimo per Ciciretti, Cipsa, Iemmello, Ciciretti per Cutrone. Cosa stiamo facendo? E poi tira. Abbiamo fatto il contrasto. Per più delle volte è così, faccio il contrasto ma la palla inspiegabilmente è in mio possesso, è come se fosse già in mio possesso, quindi tira. Ciciretti, Cutrone, bravo, 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 si gira bene, fa salire la squadra, Memusciai, Ciciretti. Mamma mia, ha provato. Oh, Calabria si sposta. Mamma mia, che sofferenza, ragazzi. Callejon, Callejon recuperato bene ma tiene di fisico. Ma guanno male, ma guanno male. Attenzione Callejon, Giorgi. Ah beh, Giorgino. Sono dei giocatori secondo me più sopravvalutati. Mamma mia, ma tutte le intercettano, è incredibile, tutte. Tutti i rimpalli, tutti i passaggi vanno a finire sui piedi dell'avversario. Sono 2 o 3 settimane così. Non riesco più. Ciciretti. Riemello. L'ha lasciata andare così la palla. Se riusciamo a fare 0-0 o comunque a portare a casa un punto. Attenzione, Hamsik.
Guarda, lo stavo dicendo adesso. Se riusciamo a portare a casa almeno un pareggio è già un miracolo. Va bene. Mettiamoci in ultra offensiva. Basta, sono rotto. Che merda. Cicciretti, ieri meglio. Scambio stretto. Cutrone, Cutrone dal limite. E sfiora il palo. Mamma mia, ragazzi. Oh. Passare, facciamo pressing alto. Bravo Lazar, bravo. Cutrone. Viene per non uscire. Cipsa, si inserisce Cipsa, ci prova col... Perché col destro che sei mancino? Cioè mi sono messo anche in posizione. Facciamo entrare Duarte, dai. Duarte batte subito il calcio d'angolo. Calabria. Bravo Calabria! La mette dentro per Cutrone! Che cosa ha fatto? L'ha presa lui, l'ha presa. Ma sei serio? Ma a saperlo tiravo. Ci avrei tirato. Magari se avessi premuto il tiro non avrebbe mai preso. Catania. Riusciamo a controllare un pallone. Bravo Lazar. Muro. Un bel terzino sinistro, Lazar. Cicciretti. Iemmelli. Cutrone si gira bene, la prova da fuori. Mettiamo D'Alessandro, vai, 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 mettiamolo come punta. Che cos'è sta D'Alessandro quando entra dalla panchina? Attenzione, Cicciretti si gira. È un po' sconfortante fare certe partite, davvero. Guarda, si è aperta la difesa. Non c'è più nessuno. Ma cos'è sto buco? Io dico, allora, va bene che siamo in ultra offensiva. Ok. Oh, mi schiacci RT per favore. Ah, l'ha fatto il cavolo. È rimasto lì incantato, ovvio. Siamo in ultra offensiva, ok. Ma i difensori c'erano. Sono spariti. Cioè, si sono praticamente alzati nel... Si sono tolti dalla difesa nel momento che Napoli attaccava. Cioè, quando attacchiamo noi dovete andare avanti, non mentre attaccano loro. Cos'è sta roba? Mimica, attenzione. Prendiamo anche il terzo. Dai, prendiamo, bravo. Parigini. Cutrone. D'Alessandro. Ci ha provato ancora col numero. Cataldi. Bravo Cataldi. Consegna la palla all'avversario. Che fai una buona cosa. Attenzione. Parigini. Per Cutrone che non segna più, non sta più segnando. Niente, basta. Mi sto leggermente alterando. Perché è tutto il giorno oggi che gioco e non vinco una partita. Guarda lì. 9 tiri in totale per tutti e due. 5 tiri in porta per tutti e due. E loro vincono 2-0. Va bene. Va bene. No, volevo fare un bel po' di partite oggi, come l'altra volta, però mi sto veramente innervosendo. Perché è tutto il giorno che gioco su foot, gioco... Niente, non...
Vabbè, lo Stoke City si prenderà Yaya Touré, tanto c'ha 34 anni. No, sì, va bene così. Ah, ma c'è pure Puskás, che potrebbe crescere, è vero. Cioè, questo 18 anni non cresce. Ok, Cutrone comunque è diventato 76, vedete che... Allora. Ajapong lo facciamo diventare un 75 e poi non lo alleniamo più e alleniamo il nuovo centrocampista che abbiamo dalla primavera, così. C'è qualcosa che non va in questo gioco comunque, in questi ultimi giorni. Non lo so, o sono io. Però come faccio a essere io se i giocatori non corrono più come prima? Cioè, è abbastanza improbabile che sia io la causa. Cioè, io l'ho sempre detto, non sono bravo a giocare a FIFA, però ci sono anche dei limiti, no? La abbiamo presa. Va bravo, finta. Andiamo a fare il prossimo esercizio. Centriamo i bidoni con questo bidone. Cioè, guardate lì, dribbling 86, controllo palla 87, agilità 78. In partita perde palloni continuamente, non ne fa una giusta. È assurdo, eh. Comincio pure qui. Cerchiamo di prenderli sti punti in più. Va È troppo bella sta finta qui. Cioè sta finta, sta skill. Perché... Mamma mia, che schiappa. Ma guardalo, cosa fa? Ecco, non l'ha neanche fatta quasi. Mamma mia. Non c'entra neanche il bidone. Sto bidone. Ok. Abbiamo preso comunque a... Sì, vabbè, gli allenamenti comunque... Questo qua è allenamento è considerato difficile, ma... Non è così difficile. Ok. Passiamo al nostro Américo Duarte. Lo alleniamo sempre sui tiri, perché comunque... sì. Ci vuole un COC che sa anche tirare, no? Poi magari può fare anche la riserva. Come punta, anzi come seconda punta, perché essendo un COC trequartista, quindi può fare la seconda punta, gliela facciamo fare ovviamente. Anche perché, guarda lì, non ha tirato al volo. Ah, ho un problema di joypad. Non lo so, non mi capacito di questa, di tutto ciò. Ok, qua abbiamo fatto là, quindi possiamo anche tranquillamente. Infatti piede sinistro, ecco perché. Tommaso Conti, il nostro Giuobine. Giuobine. Comunque è incredibile, eh? Qualche visione di mercato. Allenamenti e due partite. Siamo già a quasi un'ora di live. È incredibile. Passa in fretta il tempo. Infatti è anche per quello che non riesco. Cioè preferisco farla così, questa carriera, piuttosto che farla. Registrando, perché ci metto troppo tempo veramente. Cioè, poi col computer che ho, lo sapete i problemi che ho. Chi mi segue sa che sono uno che non ripete le cose. Non... No, giustamente, già il tempo è quello che è.
altre cose, anche se non lavoro, però avrei anche altre cose da fare. Ho una vita, no? Forse. Giustamente, se avessi gli strumenti adatti, potrei anche fare le cose migliori. Vabbè, non siamo qui a fare. Facciamo l'ultimo allenamento con Davide Calabria. Bellissimo. Adesso volevo provare una skill, ma no, forse non la fa. Eh vabbè, non ha. Poi Calabria. È un terzino. Terzino con le skill. Ce ne sono pochi, eh. Mannaggia Letizia. Vabbè, stiamo un po' perdendo del tempo a fare gli stupidi qui. Ah, bellissimo questo. Vabbè, riproviamo giustamente, beh, abbiamo perso tempo a provare delle skill inutili. Tunnel, attenzione. Se, si batte Calabria per conquistare il pallone. Vediamo, vediamo. Ce lo dà, grandissimo. Facciamo un po' i furbi, no? Bellissimo, questa. È un po' quella roba che prova Dick Steiner ogni tanto senza mai riuscirgli, tra l'altro. Si porta avanti il pallone a destra, lui va a sinistra. Beh, Dick Steiner era uno dei terzini più forti in assoluto in Europa, ma quando azzecca un cross il Papa c'ha paura perché ne azzecca uno ogni morte di Papa. Però quando lo azzecca ti fa vincere le partite. Ah, basta, vedi risulta. Stiamo divagando. Va bene. Allora, Conti cresce. Calabria è prossimo a 78. Duarte è prossimo a 60. Japong è rimasto lì. Va bene. Anche se prende A. Bene, avanziamo. Conferenza stampa. Siamo contro la Riomma. No, vabbè, Ciciretti non vuole andare al Benfica, ma. Cioè, ma sei un cretino allora. Ma come fa? È assurdo. Assurdo. Non accetta il contratto del Benfica. Ma scusa, puoi andare a giocare in un club che ti paga di più e dove puoi vincere qualcosa, forse. Ah, Fabrizio Melara, tanto. Io accetto, ma tanto lui rifiuta. Avrei dovuto trattare fino a 1 milione perché ce li danno, eh. Però non ce l'ho voglia. Tanto non accetta lui. Ma magari adesso accetta. Tiro un cartone in faccia, gli tiro. Comunque. Sì, giochiamo così, vai. Giochiamo con questo 4-1-2-1-2-1-2-1-2. 1-2. E vediamo come va a finire sta partita. Mamma mia. Va bene. Cioè, praticamente sto esercizio inizia perdendo 100 o 1000 punti perché rimbalza il pallone. Ma appena iniziato io ho schiacciato anche. Andiamo subito di offensiva e basta. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Gemello, mamma mia. Ciciretti ci prova. Che ha rifiutato il contratto del Benfica. Mamma mia. Voglio rivederlo di quanto è uscito. Mamma mia, fil di pa. È incredibile. È incredibile.
ovviamente col destro. Mangino. Quindi siamo a Roma. Dai, su, ci siamo dimenticati di vedere la classifica. Fammani, ma che cos'è sta roba qui? Bellarabi alla Roma. Bravo Brignoli. Bravo Brignoli. Cicciretti, Iemmella. E Cutrone, mannaggia. Cicciretti. Cutrone. Prova tutte le skill che ha. Vincesco di su quello, niente, è così. È da troppo tempo che gioco in questo modo qua. Recupero palla bene e sbaglio il passaggio. Cioè, i miei giocatori consegnano palla agli avversari. Non capisco il motivo. Pure le impostazioni sono sempre quelle. Attenzione. Occhio qui, rigore. Beh, figurati. Figurati. Rivediamo. Fallo c'è, eh? No! Non l'ha toccato! Ma si è buttato! No, non ci voglio credere. No, mi ha fatto il cucchiaio, mi ha fatto! E lo stava pure cannando. Io. Ha fatto anche la fronte. Io sono al palo. Che fortuna. Non blocchiamo più un passaggio. Poi Cicciretti non se ne va. Potevano entrare 20 milioni. Le casse del Benevento che sarebbero stati come 100 milioni per una squadra normale. E non ho chiesto di far quella finta lì. Ho chiesto di fare quella. Vedete fare spesso. Mi sto. Bravo, Iemmello per Cutrone di testa. Che parata! E non c'è neanche Alisson in porta. Guarda che stacco. Troppo centrale. Dai, dai, dai Antei di testa. Zoet, 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 Zoe. Non so di che nazionalità sia. Come si pronunzi il suo nome. Doppio passo, ubriacante. Bravo Cutrone. La mette dentro, mamma mia. Dai, Memushai, però devi prenderla la palla, non devi girargli intorno. Poi mi sta dando anche via la voce perché fa un freddo cane. Ovviamente senza riscaldamenti. Sono qua con il cappotto, con il cappello di lana, cioè. Assurdo. Tanto qua falli. La distanza, va bene. Avanziamo là. Bene. No, non ci credo che mi ha dato il rigore così. Non ci credo. Avevamo già spazzato il pallone. Voglio rivederlo, Beppe. Che cosa fa?
Anzi, voglio rivederlo, Fabio. Il calcio è strano, Berg. Vediamo se ci fa un altro cucchiaio. Niente, due rigori inesistenti. La Roma si porta su 2-0. Doppietta di Perotti. Ci fa una peretta. Ma è anche brutta sta partita. Mi vergogno anche di portarvela sul campo. Cioè, non stiamo facendo gol. Ne stiamo subendo tantissimi. Mamma mia. Alcuni meritati, ma altri veramente. Cioè, questi due rigori sono stati. Soprattutto il primo, perché questo qua magari c'era tocco di mano, ma il replay non ce lo fa vedere. Se è tocco di mano, il replay non inquadra le mani. Guarda qui che cosa. Allora, concordate con me che c'è qualcosa che non va in questo gioco? Da quando hanno fatto l'aggiornamento, io non riesco più a giocare. Non azzecchiamo più i passaggi. Fischia certi rigori così, ma vabbè, questo è fallo. Mo che doveva uscire dalla barriera. Ragazzi, io non so più cosa fare. Guarda lì, non azzecchiamo più un passaggio. Mi seleziona i giocatori che sono lontani dalla palla e non quelli vicini. Cioè, io posso mettercela tutta, ma sono scarso, va bene, però dai, veramente. Quando c'è un giocatore qua, la palla è qui e mi seleziona l'altro, che è lontano dal pallone, che non può intervenire, e non mi seleziona, cioè io schiaccio, ma non me lo seleziona. È il gioco che ha qualcosa che non va. Poi vabbè, se ne va, non ce la faccio. Dai, Cicirello. Si ferma, bravo, sulla linea dell'auto. Cutrone. Che cosa? No, 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 no. Assurdo. Perché ha fatto quel passaggio lì? Ma guarda che passaggio che gli ha fatto. Cioè, io capirei se gli avessi chiesto di fare un passaggio filtrante. Va bene, mi fai una palla un po' troppo lunga. Ok, hai sbagliato il passaggio filtrante. Ma io ho chiesto un passaggio corto, così, come questo. Si inserisce Cutrone, ma Karsdorp fa una chiusura che non ha mai fatto in vita sua. Va bene, finisce il primo tempo 2-0. 2-0 immeritatissimo per la Roma. Andate in vantaggio, è raddoppiato con due rigori, uno inesistente il primo, perché noi facciamo l'intervento, ma lo facciamo a mezzo metro da De Rossi che cade in aria così. E l'arbitro fischia il rigore. Il secondo forse è tocco di mano, ma nel replay non ce lo fa vedere, cioè le mani non inquadra. Tant'è. Attenzione Iemmello che ci. Eh sì. Cioè, io ho caricato il tiro. Avete visto la barra che si è caricata? Cioè, guarda qua. Ho caricato il tiro per farlo tirare di prima. Piuttosto la butto in curva, non c'è problema. Però almeno proviamo un tiro, no? No, lui l'ha stoppata. Si è girato e si è fatto portare via il pallone. E poi l'ha perso in mano. Iemmello. Mamma mia! Ma dai, ma certi passaggi non li puoi sbagliare. Cioè. Va bene, io concordo che siamo il Benevento, quindi che non possiamo arrivare oltre una certa soglia in classifica.
Però se io gioco in una certa maniera, perché mi devi... Attenzione Ciciretti! Ma ti pare che uno tira così? Stavo dicendo, no, il gioco non può decidere che io non posso fare dei passaggi giusti quando io la direzione gliel'ho messa nella giusta maniera. Cioè... Non può decidere di fischiarmi dei rigori che non esistono per farmi perdere. Cioè, guarda qua, ma come si fa a giocare così? Dov'era la difesa qui? Poi non segniamo più. Non riusciamo a fare due passaggi di fila. Guarda qua, consegniamo la palla agli avversari. È un passaggio semplice, di 5 metri. Cioè, non è un passaggio filtrante, un'apertura, cambio di campo di 45 metri. È un passaggio rasoterra, verticale, di 5 metri. Assurdo sbagliarlo. E questa cosa succede anche in foot, con Pjanic. Cioè, non è il fatto di avere il Benevento. Anche con Pjanic che ha 80 e passa di passaggio. Guarda, la potevo recuperare? Giocatore infortunato. Oh, questo è un intervento difensivo. E vabbè, si tira indietro. Io con la levetta sono andato incontro al pallone. Cioè, non dico stupidate, veramente. Sono andato incontro al pallone. E lui cosa ha fatto? È andato indietro. Guarda Brignoli che cosa fa. Guarda che cosa sta facendo! Meno male che quello scarsone lì ha sbagliato a porta vuota. No, non... Io gli ho detto di passarla a destra. Ragazzi, questa mi sa che è l'ultima partita però. Guarda rigore, no? Questo era più rigore degli altri, eh. Cioè, volendo vedere... No, mi dispiace, ma forse questa qua è l'ultima partita che faccio. Sono veramente rotto. Vabbè, anche oggi abbiamo segnato un gol solo, forse. Sì, quella della bandiera contro la prima partita contro il Torino. Contro la bandiera, 3-1. Poi abbiamo beccato 3 gol da tutti. No, questa partita è stata assurda, cioè. Non lo so, o mi faccio le paranoie io, però. Guarda lì! Il giocatore era dall'altra parte. Guarda Viola, infortunato, che è appena entrato. Allora, la prossima è col cordone. Magari ce la giochiamo. Però non vorrei... Io proverei a giocarmela con il cordone. Ecco, inizia già la dislessia col crotone. Però è pericolosa. Che ovviamente, vabbè, la vorrei giocare per vedere se è veramente un problema. Attenzione Ciciretti. Oh, che bel gol. Piglia sto pallone. Niente, esulta così come un cretino, ma non prende il pallone. Perché è pericolosa, perché se perdiamo anche quella in malo modo. Cavolo. Cioè, forse interrompo la carriera. Sarebbe possibile. Non sarebbe assurdo. Ho fatto il gol della
della bandiera anche qui. 3-1, 3-0, 3-1. Bella media. Birra. Ma guarda. Beh, da Alessandro tanta roba, c'ha anche le skin. No, che cosa fai? Ti ho chiesto di fare un'altra cosa. Devi girare da un'altra parte. Comunque, tanto è finita anche sta partita. Ne abbiamo beccate 3 da tutti oggi. Forse ne becchiamo 4. Strootman. Ah, questo non è fallo, secondo lui. Vabbè, tanto è il 90esimo. Tripletta di Perotti. Guarda lì, guarda lì. Io sto congelando. I piedi gelati. Al gusto cioccolato e pistacchio. Questa era brutta, eh. Questa era brutta. Giocatore infortunato. Viola per 5 giorni, fa niente. Sì, Parigini, lo so. Adesso ti metto tra i titolari. Giochiamo con questo modulo contro il Crotone. Andiamo a farci gli allenamenti. Allora, Cutrone. Facciamogli fare i tiri. Scenari offensivi. Duarte. Abbiamo, vedi, Duarte, Conti e Romano da far crescere, perfetto. Oh, sempre Duarte, gli facciamo fare passaggi, che almeno va bene. E Calabria, che magari arriva a 78, gli facciamo fare difesa arcigna, va bene, così almeno variamo un po'. Però vedete, potenza tiro, finalizzazione, posizione attacco. Un po' posizione attacco da migliorare, quindi. Se proviamo. Dai. Bella, Cutro. Ah. No, mamma mia, Iemmello. Che schifezza, davvero. Wow. Ci dobbiamo provare. Puskás. Mamma mia. Wow, che schifezza. Vai, contro. Mamma mia. Dai, 3 contro 2. Ce la possiamo farcela. Cos'è sta roba qua? È arrivato già in velocità, mia. Pelez, fenomeno. Guardalo col cucchiaino. Oh, questo è un bel gol. Che fallaccio di Andrea.
Guarda, ci ho provato, dai. Mamma mia, cosa ha preso? Oh, finalmente abbiamo fatto. Niente, ce le prendono tutte. Io riprovo perché questo è un esercizio da prendere a assolutamente, però di solito la prendo a. Oh, questi sono i tiri che ti fanno prendere a. Mamma mia! Bellissimo. Oh, questi sono i tiri. Vabbè, da qua era un po' improbabile. Mazza che traversa però. No. Va bene, dai. B può anche andare bene. Ah, alleniamo ancora il bidone finché non arriva a 75, perché almeno l'aumento di overall ti permette di venderlo a 100.000 euro in più. E 100.000 euro per il Benevento sono tanta roba. In più, eh. Anche se, vabbè. Magari mi offrono 100.000 euro in totale per sto bidone. Incredibile. Guarda che dribbling. Dribblatore. In allenamento. Poi in partita. È una schifa! Mannaggia! È veramente uno schifo. È uno schifo proprio. Wow, che giocatore, wow. Faccio le picarbonate di sodio. O proprio. In allenamento è un fenomeno, in partita una schifezza. O proprio. E io pago. Sì, è lo sclero, che mi fa fare sta roba. Sto balordo. Bravo, tu. Guarda, così mi piaci. Fare sti passaggi scrausi. Dai, dai. Guardaci, Giretti. Cioè, lui non è andato al Benfica perché vuole fare ste cose al Benevento, giustamente. Anche Duarte. Tanta roba. Vai, centriamo i bidoni, centriamo i bidoni. I bidoni, i bidoni. Però questo è Conti. Giovane italiano di belle speranze. Dai, dai, bravissimo. E c'entra pure il bidone. Vabbè. Gravion. È anche lui un bel giocatore, eh. Un bel difensore. Ma t'ammazza, hai capito? Hai capito? Panico, paura. Spacco la faccia, hai capito? Come? Oh zio, ma quanta ne hai messa dentro? Non lo so, una cifra. Sto tutto fatto. Ti faccio pezzi pezzi. Sì, sto sclerando. Quando mi metto a parlare con i tamarri, passa. È finita. È finita! È tutto finito! Il Benevento è campione d'Europa! Fra un po' lo sentiremo, dai. Anzi, spero di sentire prima.
E per la prima volta nella sua storia il Benevento è campione d'Italia! Incredibile! Incredibile! Il calcio è strano, Beppe. E lo voglio rivedere, Fabio. Mi sa che non lo rivedremo mai più. Ma l'anno prossimo, triplete. Incredibile. Credibile? Proprio lui non ne prende una? Calabria. Calabria tenta l'intervento, non va. Incredibile. Parigini perde palla. Mucchio selvaggio. Sì, ma qua. Ah, se lo rifaccio le prendo tutte. Come l'altra volta. È troppo bello. Ma che cos'è? No, 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 ragazzi, stiamo facendo. Ma mo t'ammazzi, capito? Mo t'ammazzo! Non fate neanche le scivolate, sto scemo. Ti spacco la madre. Ammazzo la testa! Perché se ne va dall'altra parte? Ma io dico, ma se l'avversario va a destra, perché tu vai a sinistra e gli giri intorno? Oh, una l'abbiamo presa, vai. Guarda che se ne stava andando ancora dall'altra parte, eh. L'ho bloccato io, se no. Che non è neanche bella. Anzi, è un roito. Però abbiamo preso A, vai! No, che ripro... Ma che cretino... Allora... In tutti e quattro, tutti e cinque gli esercizi c'è... Passa al prossimo esercizio. Quindi tu clicchi e vai al prossimo esercizio. All'ultimo c'è riprova. Ma porco cane, ma lo fate apposta allora. Io ho preso A. Niente. Mi era andata bene. Niente, adesso è il turno di non prenderne più. Guarda, guarda come si muove. Vabbè, poi Letizia sbaglia. Sei una grande, incommensurabile pippa. Non ci casco le tue finte. Vabbè, possiamo manco riprovarci, quindi. Giustamente. Comunque, Ajapong non si smuove da lì. Porco Ajapong. Adesso cominciamo a bestemmiare i giocatori. Dai, conferenziamo. Allora, la nazionale indiana. Mamma mia. Ma per carità. Motiviamo ancora sto Benevento. Ok, resoconto finale. E oh, Melara non si vuole non si vuole trasferire. È ingridibile. Vediamo, Robert Huth prende 62.000, Emre Can prende 100.000 e vai! Non prenderemo mai nessuno, incredibile, signori! Offerta ritirata, mi dispiace. Volevo andare ad allenare l'India. Ma va. Allora, siamo contro il Crotone e vediamo di giocare in questo modo e vediamo di vincere. Ma questa sarà l'ultima partita. Io volevo fare anche quella dopo. No, perché dopo c'è l'Inter, mi sembra. No, perché mi sono già scassato. Ma già scassato proprio. Che quando si gioca in questo modo no. Non è utile proprio. Dai, Cutrone, pensaci tu che contro il Crotone, l'altra volta, mamma mia, quei giri di parole che non riuscivo a dire.
nell'uno né nell'altro. Passiamo, andiamo di offensiva perché tanto siamo contro il portone. Se perdiamo anche qua. Allora, ci sta a perderla, eh? Le partite ci sta a perderle. Io non dico che dobbiamo vincere tutte, anzi, noi siamo il Benevento. È il modo. A me non piace che il gioco decida che tu la partita la devi perdere. Cioè, io devo avere la possibilità di vincere o perdere tutte le partite. Se gioco male, le perdo tutte. Se gioco bene, le vinco tutte. Cioè, poi ci sta l'errore di un giocatore, però non, proprio il modo che sembra, è fatto apposta. Guarda lì, io ho chiesto un passaggio giù e lui l'ha fatto avanti. Cioè, perché? Guarda. Mamma mia! Ma che brutta roba! Bravo, volevo aspettare. Stoia. Non voglio neanche rivedere. Dai, dammi sto pallone. Vabbè, eravamo a centrocampo. Io non sopporto queste cose. Quando si butta fuori il pallone per soccorrere qualcuno. Magari noi siamo a centrocampo e loro la buttano in difesa al portiere. Cioè non è sportività. Attenzione, non usciamo. No! Allora, già fa freddo. Che qua ha nevicato l'altro giorno e sta continuando a fare un freddo cane. In casa fa freddo ancora più che fuori perché non abbiamo riscaldamenti. Quindi io sto morendo di freddo, attenzione, ad Alessandro. Ci prova ad Alessandro a far bagno. E poi mi fa male la gola perché comunque con l'umidità mi va giù la voce, quindi a parlare non è che ci riesco tanto. In più le partite vanno così, cioè mi passa veramente la voglia di giocare. Oh, questo è un passaggio che ho chiesto io. D'Alessandro ci prova con il dribbling, va bene. Però almeno abbiamo fatto l'azione che avevo in mente. Poi è andata come è andata. Il giro di testa non era fatto. Dai, regà, dai! Bravo, Alessandro. Bravo, Cutrone. Bravo! Dai, Cutro! L'ha deviata, vero? L'ha tirata lui così! No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, che cavolo stai facendo? Allora, fammi rivedere stazione. Quindi, aspetta. Io la freccia. Guarda, guarda! Cioè, la freccia indica dove io ho tirato. Questo senza deviazione. Ma per me l'ha toccata il difensore. Vabbè, comunque l'ha mandata in fallo laterale. Se anche Cutrone fa sti errori, c'è qualcosa che non va. Dai Antei da solo. Ci prova lui. Bravo Antei. Devo passarla, ma ho voluto fare l'azione con lui perché se la merita. Lì non la passa. O gliela passa addosso all'avversario o non la passa e la perde. E ripeto, va bene, siamo al Benevento, i giocatori sono scarsi, ma questo mi succede anche con Pjanic, che c'ha 200.000 di passaggio. Guarda, si sì, ma stai selezionando
Scusate, forse mi lamento troppo io, non lo so. Però mi dà fastidio. Questa cosa mi dà fastidio. Dai, D'Alessandro. D'Alessandro, ci prova lui. Adesso fa il miracolo, mamma mia. Cioè, prima non era così. Cioè, abbiamo vinto delle partite, ma perché azzeccavamo i passaggi? I giocatori facevano quello che volevo io che facessero. Attenzione, qui. Questo è fallo però! Arbitro! Giocatore non corre. Houston, we have a problem. Guarda che rigore! Mamma mia! No, no, Ante. Ma uno può intervenire in quella maniera là. Adesso glielo paro però. Guardalo, Prignoli! L'avevo capito dove tirava. Regini, un passaggio devi fare. Almeno è fallo per noi e non ha dato il fallo a loro. Io ho chiesto un passaggio. Cataldi, cosa ha fatto? Parigi. Cataldi aveva fatto un numero che neanche Ronaldo riesce le mani pur giocando. Sta diventando una cosa orripilante. Oh, ma sono 5 passaggi che voglio darla al portiere. Me la fai dare al portiere? Ma a me dà fastidio sta cosa che decide lui dove deve passarla. Shai ci prova. Sconfortante. Ancora per Letizia. Vabbè, Faraoni adesso è diventato. Secondo tempo. Ma veramente io non sono assolutamente contento di come stiamo giocando e del perché stiamo giocando. Pallone. Parigini che si gira, ma un po' più lento no, eh? Quando io schiaccio il passaggio, loro aspettano 2 anni prima di farlo. Attenzione a Memushai, ancora sul destro. Mamma mia, perché c'è sempre Memushai sul destro e non sul sinistro? Oggi non portiamo a casa neanche un punto.
bravissimo contro l'Inter. Bravo Parigini, l'ha fatto dopo 2 ore. Gli ho chiesto di fare 2 ore prima. Va bene lo stesso. Si propone qua su. Si è fatto male. Come fanno a farsi male da fermi? Fa la finta. Dai. Silenzio. Sto perdendo veramente la pazienza. Bravo, Cutrone di Dan. Ho fatto quello che volevo fare. Sbagliare certi passaggi. Oh, ma passala quando ti dico di passarla. Guarda che lo prendiamo. Mamma mia, Letizia. Che intervento difensivo ha fatto. Mamma mia, traversa, dai. Questa poteva farla entrare, però. Era perfetto, sto punto. È troppo bello. Ci meritavamo il vantaggio. Adesso guarda che lo prendiamo. No, perché siamo contro il Crotone, quindi avevo possibilità, capito? Dai, Parigini, rigore, eh. Oh, arbitro! Mamma mia, ma... Oggi abbiamo subito quanti rigori? Tre? Tre rigori, di cui due assolutamente tutti, se non inesistenti. Stavolta è stata proprio assurda. Andata là dietro. Passaggi giusti. Dai Parigi, non usciamo. Mamma mia. Mamma mia, non passiamo proprio. Questa partita, guarda che la perdiamo adesso, guarda che la perdiamo. Selezionami sto giocatore. Una traversa. E un rigore non dato. E un rigore parato da noi, perché ha dato rigore al Crotone. Cioè, non dimentichiamoci sta cosa. Anzi, facciamo tutte le sostituzioni adesso perché è già tardi. No, a Japong proprio no. Ah, orca, non c'è coso. No, allora no.
Facciamo uscire Parigini. Sì, in effetti. Ok, dai, va bene. Volevo mettere Cici Rettilo. Alla destra. Ora per D'Alessandro che si inserisce. Viene anticipato. D'Alessandro. Cutrone. Questo è fallo. Ma l'arbitro non dà neanche il vantaggio. Per lui non era fallo. Viola. Conti. Per Cutrone. Di sinistro Cutrone! E finisce qua la partita. Non ci credo. Allora, un punto l'abbiamo fatto anche oggi. Però converrete con me che è scandalosa questa cosa qui. Cioè, non me l'ha dato neanche come... Mi fa neanche rivedere l'ultimo tiro. Oh, loro hanno fatto un tiro in porta. Il calcio di rigore. Noi abbiamo fatto 12 tiri. 8 fuori, 4 in porta. Va bene. Adesso voglio vedere la classifica perché... Cioè, nelle ultime 8 partite ne abbiamo pareggiate 2 e perse 6. Siamo quindicesimi. Il Napoli, mamma mia, più 7. Napoli campione d'Italia, assolutamente. Noi siamo a 27 punti, a 2 punti dal Cagliari, che è 17esimo, e vabbè, a 9 punti dalla zona retrocessione, che non sono tanti. Però se continuiamo così. Va bene, dai, io direi di terminare qui questo episodio. Questo 14° episodio è pesata. Niente, ragazzi, il freddo e il nervoso mi stanno facendo andare fuori di testa. 14° episodio della carriera allenatore con il nostro Benevento su FIFA 18. Io mi scuso per la qualità delle partite, ma purtroppo è un po' di tempo che è così. Spero di riuscire a risolvere i miei problemi di gioco. E vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like, supportate questa serie perché è molto importante. Lasciate un commento, fatemi sapere la vostra e condividete il video. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio con la carriera allenatore di FIFA 18 con il nostro Benevento. Un saluto a tutti da Asbrald.